Buongiorno, bentornati sul mio canale Deborah Magica. Oggi 5 gennaio andiamo a fare la spesa all'MD insieme al mio folletto di 8 anni. Salutale! Ciao! E poi facciamo un tour insieme per l'MD. L'MD è un supermercato che è presente in alcune regioni d'Italia ed è come, diciamo, come prezzi, come impostazione molto simile al Lidl. Però ha una cosa diversa dal Lidl, ha anche una pagina online che si chiama MD Store, MD Web, dove praticamente ci sono delle offerte non alimentari. Io ci ho comprato due aspirapolveri e un sacco di altre cose online. Non tutti i negozi però fanno il servizio di ricezione, ossia se ordinate online qualcosa potete scegliere di farvelo spedire a casa oppure di ritirarlo nel negozio MD più vicino a casa vostra che svolge questo servizio, perché non tutti i negozi lo fanno. Infatti io ho due negozi vicino, uno di Paderno e l'altro di Seregno. Quello di Paderno è solo supermercato, non fa il servizio di ricezione pacchi online, e invece quello di Seregno sì. Quindi quando ordino qualcosa lo faccio arrivare a Seregno e poi vado a ritirarlo in loco. Diciamo che è un servizio interessante, anche perché se uno non ha problemi a muoversi con la macchina è abbastanza utile. Ci vediamo dopo al supermercato, un bacio! Siamo dentro l'MD, ho preso delle focaccine, delle sfogliatine, i pomodorini e la mousse. Sì amore, prendilo alla pesca. Sì, va bene, prendila. E stiamo prendendo un succo di frutta, quelle per la merenda di Alexander. Questa è albicocca, amore. Questa è pera e questa è pesca. Cosa preferisci? La pesca, che a me piace. Ok. Che io sono non sai che io sono pazza per il succo alla pesca. Tu sei pazza per il succo alla pesca, va bene. Ne prendiamo due? Lo sai che io lo mangio sempre? Lo bevi sempre, amore. Il succo non si mangia, si beve. Metterò per un zaino sempre per andare a scuola. Tra poco ricomincia la scuola. Yuhu! La spesa procede. Pudini bigusto per il piccolino. Ciao. Ciao. Due lenzuoli con angoli per il letto matrimoniale che si rovinano facilmente. La carta igienica. Il folletto ha voluto una calcolatrice per giocare. Così posso sapere quanto fai i numeri con i più, con i meno, oppure con qualcosa. Con la iscue. Sì, certo. Prima devi imparare però a farli a mente, tesoro. Dei bigliettini per le annotazioni veloci. Una confezione di queste merendine tipo fiesta. Due confezioni di panna per il caffè, che io ogni tanto la metto dentro e mi piace molto. Due di tiramisù, tra l'altro all'MD questa confezione è in vetro e non è in plastica. Due barattoli di polpa di pomodoro. Una confezione di alici da 140 grammi. Poi una di salame Milano, una di lonzino e una di prosciutto crudo. E adesso andiamo avanti. Continuiamo con lo sciroppo alla menta, il latte, la tipo Nutella, una marmellata di fragole e poi caffè, un aroma napoletano e un gusto forte. E poi per finire due colluttori. E per finire due colluttori. Eccoci qua, abbiamo passato la cassa e siamo già in macchina. Adesso accendo e torniamo a casa. Oltre a quello che avete visto, ho aggiunto una confezione di spago per cucinare, tipo quello che si usa per legare l'arrosto, e una confezione che dovrebbe essere qui in alto di bagnoschiuma delicato al latte che costa 1,29 euro. È un bel boccione bello grande che lo usiamo sostanzialmente per la prima passata. Ecco, questo è il totale di oggi.
Tenete conto che qua c'è anche roba che servirà settimana prossima, come i succhi di frutta che ha le porta a scuola insieme alle merende, come Alla le merende. pesca, perché a me mi piace. Alla pesca, su quella pesca che a te ti piace, sì. E anche altre cosine che voglio dire, non è che le finiamo tutte in un giorno. Mediamente questo tipo di spesa io la faccio una volta ogni 10 giorni. Poi quotidianamente vado a prendere quello che serve. Adesso andiamo a casa e ci vediamo dopo. Un bacio. Eccomi, sono arrivata sotto casa. Volevo precisare una cosa. Normalmente l'MD non è un supermercato molto caro, è tipo un discount, tanto per intenderci, organizzato tipo il Lidl. Effettivamente però, se uno guarda il conto totale, dice che non è tanto economico. Però vi volevo sottolineare una cosa, che io ho comprato due confezioni di lenzuola, quelle sotto con gli angoli, e ciascuna costa 6,99 euro, quindi 7 euro l'uno, per due sono 14 euro. Io ho un totale di 68,75. Se non avessi preso gli angoli, i lenzuoli con gli angoli, avrei speso 14 euro di meno, per una spesa settimanale abbastanza normale, dalla quale manca soltanto la frutta e la verdura, che andrò a prendere nei prossimi giorni perché ne ho ancora. Quindi, per cui, mediamente una spesa tipo quella che ho fatto io sta oggi all'MD è tra i 50 e i 55 euro al massimo. Quindi tutto sommato è un supermercato molto molto economico da questo punto di vista, senza tralasciare la qualità, perché è ottima e ve lo consiglio. Per il momento vi saluto, vi ringrazio, scarico la spesa, vado a preparare da mangiare che è già tardissimo, è già mezzogiorno e mezza, e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio, seguitemi, mettete la campanella e iscrivetevi sul mio canale se volete vedere altri video sull'argomento. Deborah Magica! Deborah Magica, dicono dalla regia. Un bacio, ciao!